Piemonte, un vero e proprio monumento dell'enologia italiana. Prima di iniziare l'esplorazione dei vini piemontesi, iscrivetevi al canale. Siete degli appassionati, siete dei curiosi. E sono innamorato! O semplicemente volete conoscere un po' di più il mondo del vino, commentate, condividete. Chiaro? Chiaro? Piemonte è conosciuto in Italia e nel mondo per vini rossi importanti. Pensate soltanto al Barolo, al Barbaresco. Ma offre anche tantissimi vini bianchi. Cortese di Gavi. Siamo nella zona delle colline tortonesi, lo troviamo sia in versioni spumantizzate che in versioni ferme. Abbinato a piatti a base di verdure o piatti a base di pesce, oppure a formaggi freschi a pasta molle. Arneis. Siamo nel Roero, nord-est di Cuneo. Un tripudio di fiori e frutta a polpa bianca. Dà il meglio di sé col fritto. Fritto. Funghi fritti, fritti, fritti. A Cuneo l'ho provato con un uovo fritto. Era un uovo in doppia cottura, mi avevano dato la ricetta, ci ho provato. Disastro. Meglio i funghi fritti, vero? Sì, dai. Più facile. Erba Luce. Siamo nella zona del torinese. Ne esistono versioni spumantizzate, versioni ferme e versioni dolci. Tiglio, acacia, erbe aromatiche. Erba Luce mettetelo con piatti a base di pesce, con piatti a base di verdure e sta benissimo, per esempio, con una toma piemontese. Timorasso, e siamo nell'Alto Monferrato, un'uva geneticamente vicina al Sauvignon che dà vini da sentori agrumati, bella mineralità che richiama la pietra focaia, da abbinare a piatti a base di pesce conditi con degli asparagi. Rombo grasso grasso. Proviamo a rifarlo l'uovo in doppia cottura. No, casino.